thank you Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Boh, non so. Cari amici vicini e lontani di Telegarda, ben ritrovati, appassionati di dialetto che seguono questa trasmissione spero con interesse. Voi vedete che oggi ho iniziato in un modo molto particolare la lezione, nel senso che ho in mano la Costituzione italiana e vi ho letto l'articolo 1, voi vi, direte, vi chiederete ma che c'entra la Costituzione italiana con il dialetto? Centra nel senso che oggi vi voglio parlare della Costituzione italiana, ma ve ne parlo in dialetto, cioè vi faccio una lezioncina sulla Costituzione italiana in dialetto. Fra l'altro ho scoperto che, cosa ottima, il Comune di Arco dà da qualche anno a questa parte, ai diciottenni, in occasione di una festa nazionale, dà una copia della Costituzione italiana. La mia speranza è che poi i diciottenni la leggano questa Costituzione, ne facciano tesoro e la trasformino in comportamenti nella vita quotidiana. Perché vi parlo della Costituzione italiana? Perché ho avuto modo di verificare attraverso trasmissioni che, televisive che purtroppo la Costituzione italiana non è molto conosciuta. Addirittura alcuni parlamentari ho visto che non sapevano neanche da quanti articoli era formata la Costituzione italiana. Allora mi sono detto, approfitto del dialetto per appunto eh, parlare di questa Costituzione. Ci ho pensato diverse volte, eh, però insomma ho detto alla fine provo. Allora, partiamo. Cos'è la Costituzione? La Costituzione è la legge fondamentale, la prima legge, la legge zero che ogni Stato deve avere. Perché da lì poi parte tutte le leggi. Quindi la prima legge di uno Stato, eh, che se dica che un stato, deve avere una Costituzione. La nostra Costituzione è del 1948, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché prima che era un'altra Costituzione, ma quella la valeva per la monarchia, perché prima che era il re, a parte che dopo che era stato il fascismo, che, comunque che era il re, che era la monarchia. Gli italiani, nel 1946, il 2 giugno, ienai, a votare e gli ha deciso a maggioranza chi voleva la Repubblica. Infatti, e il 2 giugno le festa nazionale, per ricordare appunto il referendum del 46. Quindi, nel 48, dopo naturalmente che sta in l'assemblea costituente che l'ha fatta sta costituzione, che chi è, Gavenchia, che è partita nel 48, col primo gennaio del 48. Quindi, la GA è un po' di anni, non tantissimi, ma un po' di anni la Liga. dit che è la legge più importante che è. Tutte le leggi che vei fatte fate dopo le deve rispettare la Costituzione, se no che dei giudici, ma ne parli dopo, che dice che Sta legge chi la va contro la Costituzione, bisogna cancellarla. Come l'ha fatta la Costituzione? La Costituzione è divisa in tanti articoli, tante frasette. Li è, ben 139 questi articoli. E i GAN, all'inizio, 12 articoli, 12 belle frasette, anche quelle scritte come se deve, che è ciama' destra frasette principi fondamentali. Perché principi fondamentali? Perché parla di libertà, di giustizia, di lavoro, avevi visto, no? La Repubblica, eh, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi se parla di lavoro, se parla di giustizia, di libertà, di pace, niente guerra per sistemare le, le, le beghe internazionali. E dopo il dodicesimo articolo, la roba semplicissima, che la bandiera italiana lei ha tre bande verticali, verde, bianco, rossa. E chi finisce i primi dodici articoli, che appunto i veri principi fondamentali. Dopo che è la prima parte, la prima parte la si chiama diritti e doveri dei cittadini. Quindi lì si vede cosa doven fare, cosa non doven fare, cosa ne spetta, cosa non ne spetta. E quindi se parlerà di diritti, vediamo anche chi libertà la scuola l'importanza della scuola l'articolo 34 mi se non mi sbaglio, parla della scuola che è obbligatoria quindi non è solo un diritto, è anche un dovere Quindi uno potrebbe dire, ma è un diritto, ma mi fago a me, no no ti te devi andare a scuola almeno fino ai 14 anni, fino alla terza media se alla fine della terza media non ti hai fatto il diploma, ti sei bocciato, devi andare fino ai 15 e quindi diritti e doveri importanti riguardo riguardano la scuola. Dopo, un altro diritto dovere è il voto. Eh, chi però ha da dire che il voto è un diritto ma non dovere, nel senso che un il polanca non ha a votare. E mi dicevo sempre quando ero a scuola, i miei studenti ricordavano sempre putei che quando guadagna delle votazioni bisogna sempre andare a votare, sentire proprio come un dovere civico, né sempre a votare, anche se non sono d'accordo, solo la scheda bianca, insomma, bisogna andare a votare, invece adesso vedete che la maggior parte della gente non va a votare, bisogna capire i motivi e i motivi si sa. Un terza cosa importante è chi casca il palco, lei paga le tasse. Il diritto, dovere, bisogna pagare le tasse e come si paga le tasse? Non come una volta eh, che a pagare le tasse erano i puporeti, nel Medioevo a pagare le tasse era il popolo, il clero, la nobiltà. Noi paghiamo le tasse, è il colmo. No? Oggi, con la nuova Costituzione, appunto, cos'è che è importante? È che le tasse se le, se le paga in base ai soldi che si guadagna, che si dà. In base, l'articolo, la propria capacità contributiva. Quindi, quindi chi puga, puoi paga le tasse. Non sto chi a dire adesso se le è sempre così, se le sta così, se le sta così, perché vai una polemica che non finisce più. Ecco, sui diritti e doveri, sui diritti civili, mi è da dire una roba che des, no des, ho des, desmentegato all'inizio. La Costituzione italiana del 48, per la prima volta, a dire la verità, Zacco il referendum, la prima volta potevano andare a votare le donne, perché prima le donne non le potevano andare a votare, ma anche a tutti gli uomini no, perché ne va a votare sempre quelli che aveva più soldi, bisognava avere una certa entrata, Chi che aveva un certo capitale poteva andare a votare, quelli che ne aveva di meno o che non ne aveva, noi potevamo votare. Quindi ricordatevi questo, che il suffragio, cioè il voto, è diventato universale per tutti, comprese le donne. E quindi questa è la prima parte, i diritti e i doveri dei cittadini. Voglio parlare di scuola, parlare di voto, parlare di tasse, che per me sono i tre capisaldi. Dopo ce è tantissime, la libertà di girare, la libertà, della, non è nessuno che può obbligarti a fare qualcosa la giustizia, la famiglia, la salute, il sindacato, che è tantissimi articoli che parla di altri argomenti importantissimi, però mi otto fuori tre che a me parere sono i più importanti. A questo punto arriviamo alla seconda parte, l'ordinamento dello Stato, cioè come l'è fatta la nostra Repubblica. Allora, intanto vi dico che la nostra Repubblica è chiamata Repubblica parlamentare, perché... Adesso, a parte che adesso, dice subito che in questo periodo qua sarebbe benissimo che il Parlamento sta cambiando un po' le carte in tavola: no? VEI abolì il Senato, cioè il VEI abolì. abolì come le ha adesso, ma ritorna nell'altro modo. Dopo venirà a cambiare qualcosa. Per cui stai attenti a quel che succede perché sicuramente questa Costituzione, di cui parlo ancora, la venirà in parte cambiata e bem o mal Quel sinceramente mi non do un giudizio, vedremo cosa succederà. Quindi mi parlo dell'ordinamento dello Stato così come l'è adesso, no? secondo l'Italicum, secondo le nuove riforme. Nella Repubblica parlamentare, perché la cosa più importante che ghè all'interno di questo Stato è il Parlamento, cioè do che ghè i nostri rappresentanti. Il Parlamento do che a parlare, a discutere, a fare le leggi. Ecco, questo ordinamento, mi adesso ve lo riassumo in, po in alcune parole, che ho già prepara scritto sulla lavagna, quindi state attenti. Allora, voi vedete che ho scritto Parlamento, Presidente, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale, enti locali. Ecco, secondo me questi tre... 3, 6, le sei colonne che appunto sorregge il nostro Stato, la nostra Repubblica. Dico brevemente perché se no qua è il regista è il tira le rece. Parlamento, vedenti i nostri rappresentanti che vengono eletti e che fai? Ti fai le leggi, quindi ha il potere legislativo, quel di fare le leggi. Lascio un attimo il Presidente e il Governo è quel che dà il potere esecutivo, il Parlamento la fa le leggi, il governo le mette in esecuzione. Attenzione però, anche il governo può fare delle leggi, che le si chiama decreti legge, in caso di urgenza il governo può fare delle leggi, decreti legge che però dopo, entro 60 di queste leggi le deve essere votate dal Parlamento, se no le casca, le, le vai a buttare via. Quindi il governo mette in esecuzione le leggi. Noi cittadini dove rispettare le leggi. Se non le rispettete, che succede? Arriva la magistratura, i giudici col potere giudiziario, i quali nei bastoni ne, ne, ne mette anche a un Quindi potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, i tre poteri dello Stato. Ho saltato il presidente. Presidente chi è? Beh adesso è l'esto Sergio Mattarella, prima che era il Giorgio Napolitano il Presidente rappresenta lo Stato, l è la figura che rappresenta noi quando va all'estero, quando va alle riunioni importanti internazionali, l è anche capo delle forze armate, l è capo dell'Ordine del, dell Superiore della Magistratura, quindi ha delle cariche importanti perché nomina il Presidente, che adesso non sto qua a dilungarmi, quindi disente che è la figura rappresentativa di noi nel mondo. Quindi, Parlamento, Presidente, Governo, Magistratura. Cos'è la Corte Costituzionale? Vedevo prima che la Costituzione, la legge zero, la legge più importante da cui parte tutte le altre leggi. Però cosa succede? Che i nostri parlamentari a volte, eh, i da Fordamate, poi fanno delle leggi che vanno contro la Costituzione. E allora chi è che decide che una legge è contro la Costituzione? La Corte Costituzionale, che è i giudici. Nella magistratura che è i giudici che giudica i cittadini che non rispettano le leggi. La corte costituzionale è i giudici che giudica le leggi che non va tanto e bisogna eliminarle. E dopo arriviamo agli enti locali. Gli enti locali, attenzione, che lei, le regioni, le province, naturalmente i comuni. E vi ricordo che chi da noi, fra la provincia... Quindi Regione, Provincia Comune, fra la provincia e il comune, che era una volta il comprensorio che adesso è diventata comunità de valle. Ecco, questi le enti locali. Ecco, quindi grazie a queste parole mi spiegare un po' come è ordinare, sistemare, organizzare il nostro Stato, la nostra Repubblica. A questo punto mi vai da dire un'altra roba. Qual è l'altra roba che vi dico? Che noi nel Trentin, come le altre quattro regioni a statuto speciale, eh, le due isole e le altre tre, che è il Friuli, Valle d'Aosta, Trentin, che lega appunto delle particolarità che non sto qua a spiegarvi, lega una costituzione particolare che si chiama statuto di autonomia, che anche a quelli l'è diviso in articoli. Ie, sento e quindi. Eh, Naturalmente, no, non ve parlo, vi ho parlato abbastanza della Costituzione. ecco, Ma secondo me, in ogni casa dovrebbe essere un libretto così, semplice, che se lo trova in qualsiasi libreria, che contiene la Costituzione e lo Statuto d'Autonomia. E se gli letto ogni magari capì delle robe che altrimenti non riusciamo a capire, e magari ne de manca una regolata. Bene. Mi a questo punto mi pare che avria potuto anche dire di aver finito questa presentazione della Costituzione italiana. Non so se fa bem, se fa mal, ma a me interessava appunto eh, accennarvi perché vedo che c'è tanta ignoranza, probabilmente non tanto nella ZENT, ma quanto in qualche parlamentare che tan bem evidentemente non rappresenta, tan che lei ignorante. Bene, a questo punto concludo col solito vocabolarietto. Stasera vi parlo del fontanom, che è una grossa fontana, la lisiva, l'acqua mista a cenere per pulire i panni, per netare, la lisiva, il secer, l'avandin, lavandino, la baba è la pettegola. Il sarasà è la pavimentazione fatta di sassi. Poi c'è il Pontesel, il poggiolo la sparangola, un bel accento tonico sulla prima A, è la ringhiera della scala o del poggiolo, strovera, del buio, il grazidel, è il secchio di rame per il trasporto dell'acqua, e la brentola, brentola, sentite con un bel accento tonico sulla E E, accento fonico aperto, brentola, è l'asse ricurva di legno per portare i dei. Prima era del singolare, adesso i dei plurale. Bene, vi ho dato altri dieci vocaboli che vanno ad aggiungersi alle altri dieci, dieci ancora, quindi siamo già ad un bel numero di vocaboli da poter dire che stiamo veramente costruendo un piccolo vocabolario dialettale alto-gardesano. Pur con le differenze che ho sempre detto ci sono, passando da Arco a Riva, a Bolognano, Valdeledro, Deledro. Eh. Bene, quindi ho concluso questa lezioncina molto curiosa e particolare sulla Costituzione. Non volevo assolutamente essere quello che viene giù dalla montagna ad insegnare, eh, quasi io fosse superiore a tutti. Niente, volevo dare alcune nozioni di carattere generale sulla Costituzione italiana, perché penso che in questo momento ci sia bisogno di conoscere questo documento che è il documento fondamentale di partenza di qualsiasi stato democratico. Con questo messaggio civile vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente vi do un caro saluto e vi aspetto alla prossima trasmissione, ricordando sempre che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto e aspetto sempre vostri consigli, suggerimenti, critiche anche dure, vostri appunto eh, qualche anche una vostra presenza qui negli studi Telegarda mi farebbe molto piacere. Di nuovo un caro saluto e un arrivederci a presto. Piccola sorpresa, ritorno perché mi sono accorto a conclusione di questa puntata di aver commesso un grosso errore. Io che ci tengo ad accenti, apostrofi. Parlando del termine sparangola, ho detto che l'accento tonico cade sulla prima A. Errore madornale. Sparangola, sentite sparangola, l'accento tonico cade sulla seconda. Quindi scusate, ma la vecchiaia è incombente, quindi anch'io ogni tanto perdo il lume dell'intelletto. Quindi di nuovo grazie a tutti e vi aspetto alla prossima puntata.